Chi si contenta gode, come dice questo pagliaccio luminoso che accompagna Babbo Natale. Queste sono le luminarie che Aversa si è potuto permettere in un momento di crisi. Poche, ma sufficienti a dare un po' di atmosfera. Ed eccole le luminarie di Natale nella strada centralissima di via Garibaldi. E da qui ci dirigiamo a piazza Vittorio Emanuele. Le luminarie proseguono su via Diaz, ma in piazza non ci sono luminarie, anche perché ci sono lavori in corso. Le uniche luci sono quelle dei negozi che hanno abbellito comunque la piazza. Comunque, anche se le luci non ci sono, i cittadini abbondano in questa piazza e la fontana Zanvilla. Usciti dalla piazza abbiamo di nuovo delle luci che ci accompagneranno in via Roma. Ed eccoci in via Roma, dove ci accoglie una bancarella che presenta prodotti natalizi. È un bel po' di folla che passeggia liberamente per questa strada che sarebbe chiusa al traffico, ciclisti compresi. Qui le luminarie ci sono. E qui siamo proprio al centro della festa. Luminarie, musica, tavolini e persone che mangiano pizzette. La nostra passeggiata è quasi finita. Siamo a Porta Napoli. Non ci sono le luminarie degli altri anni, ma le luci comunque non mancano. Per concludere la passeggiata vi proponiamo l'albero delle donne. È qui da un tempo memorabile, però è molto bello perché dà luce e il senso del Natale. Buon Natale a tutti!